Giorgia, io con te partirei questa sera direttamente da quello che è stato il bel successo fuori casa dell'ultima giornata di campionato contro Benevento, una vittoria assolutamente non scontata contro una squadra che sicuramente soprattutto in casa darà filo da torcere a tante altre squadre. È il segnale migliore dopo quella che è stato un esordio stagionale difficile contro una fortissima squadra come il Pino. Sì, Jeff, una bella partita, una bella vittoria domenica, quella sul campo di Benevento, una squadra certamente nuova, che però, come dicevi te, ha costruito un bel roster. Benevento sappiamo tutti che comunque è un campo abbastanza difficile, una vittoria che ci serviva sia dal punto di vista della classifica per comunque riallacciare le squadre in vetta, che comunque da un punto di vista morale ci serviva tanto, soprattutto dopo la brutta sconfitta in casa del sabato precedente. La partita è stata un po' poi lo specchio dell'allenamento della settimana, una settimana partita completamente a molla, tanta intensità, quindi da parte di tutte, da parte dello staff, da parte delle giocatrici, quindi penso sia stato un bel risultato un po' per tutti quanti. Giorgia, correggimi se sbaglio, ma l'impressione che dai dagli spalti è quello che tu sei la giocatrice un po' jolly, possiamo dire così, di questa squadra, cioè all'interno dello scacchiere di Coach Chiarella sei quella giocatrice che per caratteristiche fisiche, atletiche, qualità tecniche, tattiche gli dà più sicurezze in più ruoli, in più zone del campo, contribuisci in tanti voci statistiche. Ti chiedo tu se percepisci tutto questo apprezzamento da parte dello staff tecnico nei tuoi confronti e come ti senti, se avverti questa responsabilità di questo ruolo così importante. Allora, di certo l'anno scorso quello che si è visto è stato un po' certo un jolly dovuto sicuramente alle necessità che aveva il roster della squadra, molto ridotto, con molti giovani. Quest'anno invece comunque la società ha lavorato molto da questo punto di vista dell'organico, inserendo nuovi innesti che di certo mi permettono di potermi esprimere nel miglior modo possibile e nella maniera più vicina, come detto tu, a quelle che sono le mie caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche. Quindi sono contenta di questo e spero ovviamente di dare un contributo alla squadra nella maniera migliore possibile. Giorgia, riprendendo quello che è stato il discorso che avevamo iniziato una settimana fa con Federica, questo gruppo si basa su alcune giocatrici chiave che sono fondamentalmente le senatrici, quelle che sono da più tempo all'interno di questa società, di questa squadra. Per te, se non sbaglio, è il terzo anno qua a Catanzaro. Ti chiedo come vedi il processo di crescita non solo del gruppo squadra ma dell'intera società che continua a lavorare anno dopo anno per mantenere viva lo sport femminile, la pallacanestro femminile nella nostra regione, che senza questa società e senza voi giocatrici che la rappresentate in campo sicuramente perderebbe il suo massimo punto di riferimento. Catanzaro è sicuramente una bella realtà, sia dal punto di vista cestistico che non. Sono arrivata qui 3 anni fa, mi è sembrata comunque una squadra seria che ha voglia di lavorare e migliorarsi dopo di anno in anno, come certamente sta facendo quest'anno, avendo inserito comunque importanti acquisti nel roster, anche da parte dello staff tecnico. Ci sono stati nuovi innesti, come per esempio il preparatore Scarfone, sicuramente una figura di qualità che ci serve, per cui posso solo che essere contenta di sposare questo progetto con Catanzaro e poi si vedrà. Grazie mille Giorgio e buon lavoro per il resto della stagione.